Allora Massimiliano Mica, tu sei presidente della... avete questa nuova sede, finalmente una sede più accogliente. Anche se momentanea però. Eh sì, abbiamo sentito, infatti il sindaco diceva che è momentanea, probabilmente perché qui sarà fatta, sarà altra destinazione, però sì, per un po' di tempo sarete qui. Sì, se almeno per un paio, due o tre anni sicuramente saremo qui ancora a goderci questa bella sede. Ecco, come siete qui organizzati? Beh, qui siamo organizzati con quattro mezzi, due jeep, due camion, di cui un'autobotte. Poi abbiamo delle idrovere, delle torre file, abbiamo delle idrovere carrellate per gli allagamenti, insomma siamo attrezzati abbastanza bene. Diciamo, come attrezzature state bene. In tutti quanti ne siete, questa associazione, quanti soci ha? Allora, per il momento siamo circa una quarantina, però stiamo avendo altri iscritti e cerchiamo altri volontari per questo bel volontariato che facciamo noi. Anche se oggi il volontariato, il lavoro della Pegaso, perché io lo chiamo così, il lavoro della Pegaso non è proprio un vero volontariato, perché con gli incendi boschivi, come sanno anche tutti i viestiani, questi incendi auto, incendi urbani che succedono, purtroppo non ci stanno qui i vigili del fuoco, quindi siamo sempre noi i primi a intervenire sul posto. Diciamo, voi sopperite quella mancanza che c'è, ad esempio, dei vigili del fuoco, siete i primi a intervenire? Sì, siamo sempre i primi a intervenire su ogni intervento. Ecco, tu dicevi una quarantina, ma uno se volesse diventare, ecco, socio, volesse dare una mano, cosa deve fare? Niente, venire qui, parlare con noi del direttivo, compilare il modulo di iscrizione e basta. Poi se diventi un volontario come tutti noi. Ecco, voi fate comunque dei corsi, delle istruzioni perché non è semplice, insomma, intervenire sempre sugli incendi, bisogna avere anche una certa dimestichezza. Sì, per il momento stiamo facendo dei corsi con degli enti privati, però a breve penso che usciranno anche quelli regionali, che con il coordinamento di Foggia riusciremo a fare qualche corso un po' più specializzato. Ecco, essere volontario in questo settore specialmente vi carica di responsabilità anche? Di molta responsabilità. Il volontariato è una cosa bella, però la devi tenere dentro. Se ci credi fino in fondo la porti avanti tranquillamente, altrimenti no, perché questo è un lavoro ma a titolo gratuito. Ecco, noi diciamo che voi non percepite nulla. No, no, assolutamente nulla, noi siamo volontari, abbiamo dei contributi del 5 per 1000 che abbiamo e con quei soldi riusciamo a gestire un po' le nostre spese riguardando i mezzi e qualche altra cosa, il riabbigliamento. Però vi sentite soddisfatti quando intervenite e riuscite a fare del bene? Quando riusciamo a fare del bene sì, perché noi sugli interventi cerchiamo di salvare il possibile. Anche su un incendio boschivo, vi faccio l'esempio, una pianta di olivo, se si può salvare cerchiamo sempre di salvarla, cerchiamo di dare sempre il massimo di noi stessi su ogni tipo di intervento. Hai fatto cenno al 5 per 1000, che è importante, probabilmente non tutti lo sanno che si può donare appunto i 5 per 1000 nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi e questa parte viene a voi che, per le vostre necessità. Sì, per le nostre necessità e per l'acquisto di attrezzature, per il momento così con i 5 per 1000 ci dà una mano a ingrandirci ancora di più e per essere un po' più specializzati su più fronti. Grazie Massimiliano per tutto quello che fate, perché fate tanto per la nostra città. Grazie a voi. Sindaco, quanto è importante una sede come questa per la Protezione Civile? Certamente avere dei locali idonei per la Protezione Civile è molto importante, anche perché per quanto riguarda il ricovero dei mezzi, la sala operativa, è necessario che i volontari abbiano tutto in regola per poter prontamente intervenire durante le emergenze. Sono ragazzi che si offrono volontariamente, è un servizio molto importante per la città. Io l'ho detto prima, è un servizio fondamentale per la città di Vieste, soprattutto quest'anno, durante quest'estate ne abbiamo avuto una grande dimostrazione. Il nostro paese è stato praticamente sotto attacco da parte dei piromani
però proprio grazie al primo intervento della Protezione Civile siamo riusciti a contenere in molti casi i danni. Cercate di aiutarli questi ragazzi? Beh, chiaramente io l'avevo anche detto durante la campagna elettorale, quando li sono andati a trovare ad aprile del 2016, gli avevo promesso che avrebbero avuto quello che meritavano, cioè un trattamento nettamente migliore rispetto a prima, e questo non è altro che aver mantenuto una promessa. Anche se questi locali probabilmente saranno utilizzati per la partecipazione al bando della riconversione che c'è in atto. Sì, diciamo che questo immobile è oggetto di finanziamento, però sappiamo bene che per ottenere i finanziamenti ci vuole tempo, per poi avere il progetto esecutivo ci vuole altro tempo, quindi prima che i lavori vengano appaltati sicuramente passeranno almeno 2-3 anni, quindi per 2-3 anni comunque la Pegaso ha un'ottima struttura a disposizione. Poi tra 2-3 anni vedremo dove spostarli in caso ottenessimo il finanziamento. Se così non fosse potrebbero rimanere qui tranquillamente. Ecco, in tema di protezione civile, come è organizzata la città di Vieste? Beh, la città di Vieste devo dire che è organizzata in ottimo modo, anche perché vi devo dire che spesso in prefettura mi fanno i complimenti proprio per come siamo strutturati, perché abbiamo appunto la Pegaso, che è un ottimo gruppo di volontari che riesce ad intervenire in maniera tempestiva in tantissime emergenze che si creano sul territorio, sia legato agli incendi ma anche legato magari a fenomeni di piogge massicce. Quindi diciamo che anche il piano di protezione civile che è stato che in fase di adeguamento è un ottimo piano di protezione civile, quindi da questo punto di vista noi siamo avanti rispetto a molti comuni. Però diciamo, non ci fermiamo qua, anche perché è necessario comunque richiedere nuovi finanziamenti per poter per esempio adeguare ed ampliare il parco macchine della Pegaso come di altri gruppi. Quindi noi ci interfacceremo con l'assessore Ascoli, con la Regione Puglia, al fine di partecipare ai prossimi bandi in uscita per ottenere sia finanziamenti per attrezzature che per, diciamo, per un ammodernamento tecnologico della protezione civile.